Nella giornata di ieri, cari amici, Antonella Clerici è andata in onda con una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, soltanto che il pubblico ha subito notato una cosa, beh, assolutamente inaspettata. Nel corso della trasmissione non è stato fatto alcun cenno all'alluvione che ha colpito la regione Marche nelle scorse ore, che ieri invece abbiamo più che sentito al telegiornale, provocando veramente un sacco di caos generale. Normalmente la conduttrice Rai è solita esprimere il suo pensiero sui temi abbastanza attuali, solo che stavolta non è accaduto e non si capisce il perché. Dunque, Antonella Clerici, beh, si è soffermata, cioè non si è soffermata sull'alluvione per un motivo valido e i telespettatori non potranno quindi prendersela con lei, visto che tra l'altro ha recuperato tutto con un post bello sul suo profilo Instagram. E qui ha avuto l'occasione per spiegare nei dettagli le ragioni che l'hanno costretta a non poter dire nulla in TV, per evitare che i marchigiani e gli italiani in generale potessero lamentarsi per il suo gesto. Ebbene, la donna ha rotto il silenzio sui social network, quindi capiamo perché non l'ha detto. In pratica non ha potuto dire assolutamente nulla perché? Perché la puntata non era in diretta, era stata precedentemente registrata, quindi ecco il perché. E queste sono state le parole di Antonella Clerici, che ha detto: "Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per gli amici marchigiani che stanno vivendo questa tragedia. Vi sono vicina con un abbraccio grandissimo, ma la puntata odierna di È sempre Mezzogiorno non era in diretta e non ho potuto esprimere la mia vicinanza, ma ne approfitto per farlo tramite i social." E quindi ecco spiegato il tutto. La Clerici ha approfittato per dire: "Come sapete, lunedì mattina andranno in onda i funerali della regina Elisabetta, quindi l'appuntamento con la nostra Casa del Mezzogiorno è per martedì 20 alle 11:55 in diretta però. Passate un sereno fine settimana." E quindi, signori, in base a queste parole, il pubblico ha compreso pienamente e poi ha apprezzato questo suo gesto. Questo è tutto per questa news, vi ringrazio per l'ascolto, se volete pollice in su e ci vedremo alla prossima news.